In questo caso, in questi giorni, quello che mi ha deluso, ma quando tu hai detto a un certo punto io con Alex ho deciso di chiudere il rapporto, di chiudere anche la nostra amicizia, io ero felice per te, ho detto finalmente questa pagliacciata è finita. Poi ti vedo che stiamo suonando lo djembé, esci con una cosa del genere e dico ma scusami, allora se non vuole rimanere dentro nella mia testa non è incoerente, però nella mia testa era incoerente, capito? Quindi io ho detto mi ha deluso, ha perso la mia fiducia. Ma non lo è, perché con Alex sono sempre rimasta molto chiara. Quello è stato un altro momento che se ti incuriosiva e non capivi potevi venirmi a chiedere, perché io se ho forse un pregio ma un difetto è proprio quello che dico, quello che faccio, sono esposta, e che non mi metto a giocare a non dire le cose per non esporre certe cose, per non capisci, che è quello che tu hai detto, che hai sempre fatto, che nei miei confronti non hai mai detto cose per non fare figure di merda, e questa è la verità dei fatti. Tu hai fatto la stessa, tu ti limiti per non fare figure di merda, io no, assolutamente no, io piuttosto le faccio, ma ti dico quello che sto pensando. Io mi limito perché quello che voglio dire, che ti voglio puntualizzare, è che io non mi espongo come ti esponi tu. Per carità, tu fai benissimo. Perché è la tua strategia? Aspetta, va non bene è la mia così. Strategia, io sono diverso da te. Sono una persona. No, vuoi chiamarla, è la tua strategia, vuoi chiamarla nel gioco, vuoi chiamarla, perché tu le cose le pensi, ma non le dici. Io la chiamo semplicemente educazione e rispetto degli altri. Tu chiama la falsità, io la chiamo rispetto quella. Ed educazione, perché sono più matura di te e sono più grande di te.